Allora, innanzitutto benvenuti, bentornati a tutti. Non c'è paura del virus, quindi diretta. Pensavo che saremmo stati molti di meno, pensavo che saremmo stati, saremmo molti di più in streaming, però insomma c'è una buona partecipazione anche in diretta. Io non vorrei fare troppi preamboli, perché quando oggi preparavo questo incontro sono entrato in semi-estasi, perché veramente non so come è venuta st'idea, insomma, di ricorrere al compendio e al catechismo di San Pio X, perché mi ricordavo, insomma, sul sacramento della penitenza. Veramente stasera, se il Signore ci aiuta, facciamo un excursus veramente da paura. Cioè, io rileggerli veramente, le so già tutte queste cose qui, però nella sintesi veramente molto bella che entrambi propongono, e che è poi complementare, perché ciò che non approfondisce uno approfondisce l'altro. Vede anche la bellezza che c'è nella vita della Chiesa di non avere i paraocchi, cioè di non fissarsi tutto antico o tutto nuovo. Insomma, è un mio vecchio pallino, insomma, le cose nuove e le cose antiche, perché hanno ricchezze differenti, prospettive complementari. Allora, quindi ci contestualizziamo, stiamo affrontando i sacramenti. La volta scorsa abbiamo fatto il battesimo, disponibile online per chi non l'avesse seguito, e vi avevo detto che avremmo seguito come excursus, punto primo i sacramenti dei morti. Sono il battesimo e la penitenza. Morti significa morti alla grazia, cioè coloro che ancora non hanno la grazia di Dio, non sono stati battezzati, quindi non hanno la grazia perché non hanno ancora il peccato originale, o, come vedremo oggi, pur dopo essere stati battezzati, hanno perso la grazia a causa del peccato grave. Questi la Chiesa li chiama i sacramenti dei morti, perché attraverso questi si passa realmente dalla morte dell'anima, chiaramente, alla vita. Si fa proprio Pasqua con il nostro Signore. E cronologicamente, se si viene battezzati da bambini, sono anche quelli che stanno, diciamo così, in cronologia, perché prima della comunione, come vedremo anche stasera, c'è la confessione. Quindi il primo sacramento che riceve un bambino è la penitenza, non la comunione. E poi cominceremo a trattare i sacramenti dei vivi nell'ordine cronologico, quindi faremo l'Eucaristia, la Cresima e poi i sacramenti importantissimi, che sono i due da cui dipende il nostro stato di vita, il matrimonio e l'ordine, e poi alla fine l'unzione degli infermi. Ok, allora andiamo subito, perché abbiamo massimo un'ora di tempo e passa presto. Allora, questo è il compendio della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il compendio è uno strumento molto molto utile, fatto molto bene. Vi ricordo di nuovo come è nato il compendio, no? Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato da San Giovanni Paolo II, mi pare nel 92, se non ricordo male, io ero ancora giovane, non ricordo, è molto bello, ma è un vocabolario grosso così. Quindi c'è proprio tutto lì dentro. Quindi se uno vuole proprio andare a capire proprio la sana dottrina cattolica dalla alla Z, se lo deve leggere tutto, però capite, è una fatica di Sisifo, è una cosa indifferente, anche se è molto ricco e molto bello. E da parte di qualcuno era nata l'esigenza di stringere, quindi di tornare all'essenziale, e anche di riprendere la forma utilizzata nel Catechismo di San Pio X, quella di domande e risposte. Io non so personalmente voi che cosa gradite. Io sinceramente non mi dispiace questa forma qui, perché San Tommaso d'Aquino diceva che sulle cose di fede ci vogliono poche idee chiare e distinte. Cioè, tu devi, quel poco che sai deve essere chiaro. Vedete, stasera, guardate, di una chiarezza veramente impressionante. Questa forma, che può a qualcuno risultare un po' ostica, cioè un po' scolastica, un po' antipatica, però c'ha il vantaggio della chiarezza dottrinale. Voi sapete che la dottrina non basta, perché poi se uno stasera si impara bene e poi si confessa, quindi non serve a niente, non serve. Però, ecco, è comunque una cosa non da disdegnare e non da considerare, diciamo, in secondo piano, no? Allora, io ho evidenziato i punti salienti, perché anche poi nella sintesi stanno dei punti più essenziali, un po' meno, insomma, avendo tempo limitato a disposizione. Allora, numero 296, si vede bene? Grandisco? Ok. Come viene chiamato questo sacramento? Il sacramento della pesca ha tanti nomi, e ciascuno di questi nomi è vero perché focalizza uno degli effetti di questo sacramento. Si chiama sacramento della penitenza.
penitenza, come dire, è parola che accentua due aspetti di questo sacramento. Primo, vedremo quello che è fondamentale, è quello del pentimento dei peccati, e il secondo anche quello della in parte hai visto quindi la confessione, no? Come penitenza si chiama soddisfazione sacramentale, ma anche, attenzione, l'atto stesso del confessarsi. E sapete perché la gente si confessa poco? Perché confessarsi è una penitenza, perché chi di voi è contento di andare anche da un prete, insomma, quindi da un uomo di Dio, a dirgli, ne devo dire, oh, lo sai che ho fatto questa cosa bella? Ho aiutato il parroco a fare questa cosa, oppure ho fatto questa gentilezza a mio marito, non devo andare a dire cose brutte, quindi andare a dire cose che non funzionano, alcune anche bruttarelle, cioè che ci vergogniamo a dire. Non è una penitenza questa qui, è certo che è una penitenza non indifferente, no? Ecco, la riconciliazione è l'effetto principale di questo sacramento, perché questo sacramento riconcilia l'uomo con Dio e non solo con Dio, anche con la Chiesa. Come diceva San Giovanni Paolo II, se io faccio un peccato di pensiero, penso male di lui, a mente, dico questo è un poco di buono, allora, a parte il fatto che Dio i pensieri li vede, quindi ho peccato contro di Lui, ma io non sono peccato contro Dio e contro di Lui, quindi mancando la carità nei Suoi confronti, ma io col mio peccato di pensiero ho fatto male a tutto il corpo ecclesiale. Questa è una cosa che dobbiamo metterci bene in testa. La Chiesa è come il corpo umano. Hai visto come è successo quest'estate? Guarda un po'. C'ho il ditino per fare l'eroe con i ragazzi. Allora, questo non è la fine del mondo, si campa uguale, ma ancora adesso, da agosto, io faccio così, che stringo, io un doloretto lo sento, ma non è, dice, vabbè, il dito, quello che è il dito è periferico, no, il doloretto lo sento, cioè, questo doloretto piccolo, è un doloretto della persona, non dell'arto. Quindi un tuo peccato di pensiero non è un fatto, dice, va, chissà se Dio l'ha visto, tanto lui non lo sa che ho pensato male, Dio chissà se l'ha visto, non succede niente, no, Dio lo sa, arriva il male a quello che ha pensato male anche se non è uscito con la bocca, e fa male a tutto quanto il corpo della Chiesa. Così cominciamo subito a focalizzare, perché oggi il senso del peccato è completamente perso. Sentivo ieri una catechesi di Don Fabio Rosini troppo bella, adesso, che faceva, dice, voi lo sapete che chi di voi, se io avessi una macchina che mi si mette qui sulla testa e dico, mandiamo al posto delle slide il film, i pensieri che ci avete avuto negli ultimi 10 giorni. Tutti. Chi di voi alzi la mano potrebbe far vedere quel film? Ah, io ho pensato tutte cose belle, tutte cose sante, posso far vedere il film senza nessun problema. Alzi la mano. Ok, non si può, capito, perché ecco, ma Dio quel film lo vede, attenzione, Dio il film lo vede in diretta streaming, ok, lo vede tutto, capito? Adesso questo sono io, la terapia in queste circostanze è questa, capite? Dio il film se lo vede tutto quanto, a differenza di noi. Quindi la riconciliazione, poi il perdono, l'atto meraviglioso che il Signore ci fa. Dio perdona veramente. Il perdono non è un atto di dire, cioè non è fa niente, non hai fatto niente, no, il perdono è si è fatto male, ma ti perdono, perché non guardo al male che hai fatto, d'accordo, ma guardo al bello che sei, perché i nostri atti, per quanto cattivi, noi possiamo diventare bruttarelli con le cattiverie che facciamo, ma il fondo di bellezza della nostra anima non abbiamo il potere di abbrutirlo fino a farlo completamente stravolgerlo. Dio è sempre quello che guarda. Ricordate che un grande atto di conversione, non voglio dire queste cose, che faccio le prediche da prete, non parliamo del sacramento, però un grande atto di conversione è quando noi impariamo a conoscere la nostra bellezza, la nostra importanza agli occhi dell'Altissimo. Questa è una delle più grandi modalità di guarigione integrale, tutto quello che ci portiamo dietro. Poi la confessione, questo
mi sono andato a confessare, accentua, diciamo così, il gesto appunto della confessione, cioè dell'accusa dei peccati. E poi una cosa importantissima della conversione, così lo chiamavano i padri della Chiesa, cioè se tu fai sempre gli stessi peccati, piccoli o grandi che siano, cioè, voi, cioè nella nostra vita io spero che vi lasci questo. Io starò a Sermoneta, spero altri 30 anni, d'accordo? Ma quando sarò andato via, ricordate questa cosa qui. Noi dobbiamo sempre pensare. Tu mettiti nei panni del Padre Eterno, no? Supponi che tu c'è un figlio che ha un problema. Se va a confessare, ma sì, lo dice, ma non è manco tanto convinto che la cosa che dice non va bene. Figurati se c'è qualche idea di lasciarla. E quindi, come dire, è sempre le stesse cose. È sempre le stesse cose. Perché voi che pensereste? Cioè, se un vostro sì, mi dà uno schiaffo, dice, vabbè, ti chiedo scusa, il giorno dopo te lo ridavo uguale, tale e quale, poi ti chiedo scusa, perciò, cioè, ma dopo un po', ma tu che pensi? Cioè, che capito? Noi a volte trattiamo il Padre Eterno, come dire, peggio di come tratteremmo il più stupido, il più ebete tra i cristiani del pianeta Terra, no? Cioè, c'è bisogno che noi sentiremo dire che se non sei pentito la confessione è sacrilega, ma uno ci arriva se ci pensa un attimo, no? Cioè, che ti fa confessare a fare? Se diventa poi una macchietta, no? Perché certamente i difetti e i peccati di debolezza noi li combattiamo, ma non è il nostro potere, ma i peccati di malizia, cioè se uno bestemmia, per esempio, cioè voi vedete, io conosco tantissimi bestemmiatori che hanno smesso, cioè magari se uno c'era proprio il vizio, all'oggi al domani no, ma è questione di tempo, una settimana, un mese, insomma, cioè, e dopo smetti. Perché se non vuoi una cosa non la fai, non è che qualcuno ti può costringere a bestemmiare. Bestemmi si può bestemmiare. Tant'è vero che sono brave persone, non credenti, che non bestemmiano mai. Perché non vogliono fare i cafoni, non credono in Dio, ma sanno che questa è una cosa da gran cafoni e non la fanno. D'accordo? Ecco. Va bene. Perché esiste un sacramento della riconciliazione dopo il battesimo? Ma non è passato. Poiché la vita nuova nella grazia ricevuta nel battesimo, se noi potessimo vedere un bambino battezzato, diceva un prete, un mio amico, ci metteremmo subito in ginocchio. Bambino o adulto battezzato. Cioè, appena battezzato, se tu lo potessi vedere, sveniresti. Il bambino, grazie a Dio, un pochetto se la tiene, peccato che gli adulti battezzati hanno 10 minuti di gloria, poi purtroppo basta già il famoso pensiero di prima, insomma, che è già una piccola macchietta, insomma, no, però anche un adulto, se poi fa il bravo ragazzo, se la gode un po' la grazia battesimale, no? Però purtroppo rimangono in ore debolezze, quindi, e che succede? Succede che l'inclinazione al peccato, la concupiscenza, ce l'abbiamo, purtroppo, questa è una ferita che ci resta dal peccato originale. E quindi potrebbe succedere che anche dopo il battesimo, con tutta la buona volontà, uno combina un guaio. Quindi questo sacramento propriamente è istituito per chi, diciamo così, combina qualche guaio, non per le, come dire, cose piccole legate alle nostre miserie della vita quotidiana, anche se, come vedremo, anche per queste il sacramento ha un senso e la Chiesa ne raccomanda l'uso, no? Tutti quanti sappiamo, quando dite al volo 298, dice, perché io mi devo confessare ai preti? Confessi i peccati al nostro Signore. Dico, guarda che il nostro Signore la sera di Pasqua ha preso gli apostoli, gli ha soffiato lo Spirito Santo e ha detto, lui l'ha detto, nostro Signore. Capite che la Chiesa non ha potere di fare altro. Io, se potessi, ve lo confesso candidamente, se io potessi non ascoltare le confessioni, quanto è stupido uno quando stavo dall'altra parte, dicevo, oh, ma chi lo sa che bello sarà ascoltare le confessioni e vedere il cuore, per carità, non è bello. Cioè, se io potessi non lo farei, d'accordo? Perché punto primo non è una cosa, cioè è soprannaturalmente bello. Cioè, se tu ascolti la confessione di una persona che magari è stata tanto tempo lontana da Dio, che proprio si converte, mi è successo, solo sta grazia, è bellissimo vedere come una persona può rinascere, insomma, no? Il miracolo della misericordia, ma non è una cosa bella. Quindi non è una cosa bella. Quindi se io potessi, dite, confessati con il nostro Signore, io sarei il Dio subito, vai tranquillo, d'accordo? Anche perché ascoltare una confessione è anche una cosa un pochino impegnativa, quindi in certi momenti, insomma, richiede anche una certa, come dire, un grande impegno, no? Ecco. Però il nostro Signore, che ha detto la sera di Pasqua,
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, l'ha detto lui. Quindi noi non abbiamo anche su questo il potere di bypassare quello che ha detto nostro Signore, non lo possiamo fare. Lui ha detto di fare questo e noi dobbiamo assolutamente agire di conseguenza e fare questo, non abbiamo alternative. Allora, i battezzati hanno bisogno di convertirsi? Ma no, noi siamo già bravi. No, tutti quanti abbiamo bisogno di convertirsi, perché la conversione è un impegno continuo, perché se per grazia di Dio guai troppo grossi non li fai, ringrazia il Signore, cominciano a fare quelli più piccoli. Se non fai manco quelli più piccoli, sta attento alle imperfezioni, alle mancanze volontarie. Se sei così bravo che eviti pure quelle volontarie, sta attento alle imperfezioni involontarie, d'accordo? E se proprio già hai più niente da fare, comincia a pensare, tu sei uguale alla Madonna e a Gesù Cristo? Non credo, quindi buon divertimento e tendi sempre verso il meglio, ma la conversione è per tutti, quindi c'è chi passa dal male al bene, dal bene al meglio, dal meglio ancora e dal meglio ancora all'ottimo e dall'ottimo all'eccellente, quindi è un cammino che non finisce mai. Ora, questo sacramento si fonda su una virtù che è quella che si chiama la penitenza interiore, che è la cosa più importante. Cos'è la penitenza interiore? Il Salmo 50 dice: un cuore contrito, un cuore affranto e umiliato, o Dio, tu non disprezzi. Allora, cos'è la penitenza interiore? È il dolore e la repulsione, seguite dietro, no? C'è bisogno che mi metto, vedete, no? Per i peccati commessi e il fermo proposito di non peccare più in avvenire. Quindi attenzione, qualunque peccato noi abbiamo fatto, se non c'è questa cosa, tu devi confessare quanto ti pare, ma se non c'è il dolore e la repulsione per i peccati commessi, unitamente al proposito, e Dio lo vede il tuo cuore, Dio li vede i film interiori, vede ogni minima fibra del nostro essere, lo sa se noi stiamo recitando, se stiamo dicendo la verità. Il peccare è più un avvenire e la fiducia è un aiuto di Dio. Se voi pensate all'atto di dolore, no? Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Propongo con il tuo santo aiuto di non con il tuo santo aiuto, quindi la fiducia nell'aiuto di Dio, di non offenderti mai più. Eccolo qua. Questo è la penitenza interiore, il pentimento, che è il costitutivo formale del peccato. Ora, questa penitenza interiore si esprime in degli atti, no? Esteriori, sono le opere penitenziali. Opportunamente, in particolare nel tempo di Quaresima e il venerdì, sono i giorni, diciamo, in cui la Chiesa ci invita a esercitarci particolarmente. Quali sono? Il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Il digiuno non credo che serva a commentare sul fatto che sia una penitenza più importante di quanto si pensi. Proprio digiuno, perché dice, ma io digiuno dai peccati. No, sì, tu digiuni dai peccati, ma ogni tanto digiuno fallo. Vediamo se sei capace, capito? Perché il digiuno materiale è funzionale a fortificare la nostra volontà perché lotti contro il peccato. La preghiera è una cosa bella, però prima che diventi una cosa bella, capite, siccome noi l'oggetto della nostra preghiera non lo vediamo, la preghiera è bella per i beati del paradiso, che vedono con colui che pregano. Noi molte volte quando preghiamo ci può sembrare che stiamo a parlare da soli, d'accordo? Oppure di non rosario, 50 Ave Maria, cioè adesso noi ci siamo più o meno imparati, no? Ma io ricordo quando ho imparato di rosario, ogni volta di rosario dico tutte e 50 bisogna dire, io, ero già, insomma tutte e 50, insomma all'inizio insomma ti costa un po', quindi non è una cosa umanamente parlando divertente, se no staremmo alla sera, sabato sera, qui facciamo le veglie, no? Le veglie del sabato sera nacquero perché io non so come ho raccontato, perché sentivo questa cosa, dico, tutti quanti i ragazzi che vanno in giro a far macello, insomma, io dico guarda, io il sabato sera mi pianto 3 ore in preghiera, e dice almeno uno a sabato, io non lo so se poi la signora ha sentito sta preghiera oppure no, ci ho provato, diciamo così, se mi ha sentita pazienza, dico almeno uno. E tutti quanti le stragi del sabato sera, tutti i macelli che combinano, la droga, l'alcol, almeno uno. Com'è che vanno tutti in discoteca e non vengono alla veglia? Perché andare in discoteca è divertente, andare alla veglia no, detto proprio, cioè,
è soprannaturalmente bello, però insomma per imparare a capire quanto è bello la veglia ci vuole un pochino di tempo, insomma, no? Per dire. E poi l'elemosina, opere in cui siamo invitati a, come dire, particolarmente a esercitarsi nel tempo di Quaresima. Ora, quali sono gli effetti di questo grande e bellissimo sacramento? O meglio, gli elementi essenziali. Attenzione, sono due. Gli atti compiuti dall'uomo, cioè gli atti del penitente, e l'assoluzione del sacerdote. Questi sono i due elementi costitutivi del sacramento della... Se manca uno di questi due, il sacramento non produce gli effetti per cui è stato istituito. Quali sono gli atti del pentimento? Poi vedremo poi se abbiamo tempo, speriamo, il catechismo di San Pio X. La prima l'abbiamo già vista, la contrizione o il pentimento. Questo pentimento è di due tipi. Il catechismo di San Pio X lo approfondisce meglio, poi lo vedremo. Pentimento perfetto o contrizione e pentimento imperfetto o attrizione. In ogni caso, sia quello perfetto che imperfetto, deve comprendere il proposito di non peccare più, e altrimenti non ci possiamo dire veramente pentiti. Capito? Cioè, vi faccio un esempio. Ti vengono una coppia di ragazzi che non vivono la castità prematrimoniale come dovrebbero anche dopo il 68, queste non sono cose, sono cambiate, eh? D'accordo? Allora, un conto che questi ragazzi accettano la volontà di Dio, quindi sanno che dovrebbero tendere alla santità, lottano e per debolezza sono caduti, ma sono intenzionati a combattere, non c'è problema, la confessione valida li può assolvere. Ma se questi ti dicono: noi abbiamo rapporti prematrimoniali, cioè abbiamo, e te lo dicono così, secondo voi ci possono assolvere o no? Attenzione, questo molti pensano che dipende dal prete: il prete è cattivo e non mi ha assolto. Attenzione, non dipende dal prete, perché se non c'è il pentimento, cioè dolore dei peccati col proposito fermo di non farlo, Dio non ti perdona. Quindi se io dico, facendo finta di niente, io ti assolvo i tuoi peccati, io sto ingannando il penitente. Sant'Alfonso dice che un prete che è certo, perché appare, no? Perché tu gli dici, se, vabbè, ho capito, ma voi combattete, sapete insomma quello che pensa la Chiesa, accettate quello che dice, ci provate, sì, non c'è problema. No, è inutile che ti sto piangendo in giro. No, cioè, quindi è una cosa, insomma, non ci vediamo. Sì, te lo confesso perché so che la Chiesa dice, ma io non ci vedo niente di male. Se io lo assolvo, quello non rimane assolto, ma non dipende, cioè, capito? Io non ho il potere di assolverlo, eh? Non so se capite bene questa cosa, perché questa riguarda voi, riguarda quando vi confessate voi. Cioè, se tu ti vai a confessare un peccato e non sei pentito, e Dio lo vede che non sei pentito, voglia il prete a Dio d'assolvo, quando muori, tu davanti a Dio non sei stato assolto. Cioè, il prete, a meno che non è padre Pio, cioè, a meno che non gli risulti con certezza, no? Cioè, se un giovane ti dice, io non ho nessuna intenzione, è finito il discorso. Se invece ti dice, ma no, che problema c'è? Tu ti fidi. Voi sapete che padre Pio rimandava un sacco di gente senza soluzione. Ma perché? Perché era cattivo, secondo voi? Era cattivo padre Pio, come diceva, è un burbero. Ah, questo qui è una peste, eh. E quindi, per carità. Padre Pio aveva il dono straordinario da Dio di leggere il cuore. Che noi, grazie a Dio, figuriamoci, immagini, sai quanta gente dovresti cacciare? Meno male che non ce l'abbiamo, perché quello viene, dice che è pentito, io ti assolvo, tanto se tu non sei pentito, io sto a meno che non mi risulti a me con certezza morale, io mica te posso venire a dire, ma sei pentito? Non c'è per me, cioè il pentimento è dato per scontato dal confessore quando ascolta la confessione, ma se non c'è, la soluzione non ci sta, Non so se... Questo deve essere chiaro, ma soprattutto per voi, capite? Perché quando ci andiamo a confessare, è vero che tu ti confessi dal sacerdote, ma vedremo, il catechismo del San Pio X anche su questo è molto... Tu ti confessi a Cristo, il sacerdote, è solo una scusa, è solo uno strumento, non stai parlando con un essere umano, eh? È chiaro questo qui? Quindi contrizione, confessione e soddisfazione sono gli atti del penitente. Se manca uno di questi tre è un problema grosso.
Allora, quali peccati si devono confessare? Attenzione anche a questo, questo vale per tutti, e pensateci, specialmente chi ha qualche annetto e ha una vita alle spalle, e magari poi sentiremo il Catechismo di San Pio X, anche su questo è molto molto chiaro. Allora, quali peccati si devono confessare? Cioè, ma questa cosa l'ho fatta 50 anni fa. Se è una cosa che hai fatto 50 anni fa, tu non l'hai mai confessata o non l'hai confessata bene, tu la devi confessare adesso. Si devono confessare tutti i peccati gravi non ancora confessati, dei quali ci si ricorda dopo un diligente esame di coscienza. E fare l'esame di coscienza è un nostro dovere grave, e senza è buono a farlo, vai dal parroco e chiedi aiuto. Il parroco è obbligato a darti, deve farlo perché è lavoro suo, deve darti uno schema, o ti aiuta verbalmente oppure ti dà un bello schema, dice: guarda figlio mio, questi sono i principali peccati mortali che possono commettere. Poi certamente tu metti davanti al Signore, perché voi capite, cioè la vita di un, se voi sapeste quello che sento, che quello che può sentire un prete in confessione, chi c'ha i capelli si drizzerebbero tutti quanti, capite? Cioè io non bisognerei mai di chiedere a una persona: hai fatto questo? Eppure in certe confessioni mi hanno detto: ho fatto questo. Ma se io chiedo, già non hai capito, non mi passerebbe, capito? È una cosa molto antipatica, ecco. Però, e attenzione, la confessione dei peccati gravi è l'unico modo ordinario per ottenere il perdono. Cioè, se non l'hai confessato, Dio di quelli non ti perdona, eh. L'unico modo ordinario significa che ci stanno dei modi straordinari, immaginate, no? Una persona che non è battezzata o che non, è, cioè, non ha avuto tempo di confessarsi, muore improvvisamente, no? Cioè, ma se tu sai che c'hai gli scheletri nell'armadio, che ti porti sulla coscienza delle cose che hai coscienza di aver commesso e non hai mai confessato, vedi da sbrigarti a confessarlo. Perché questo è l'unico modo ordinario per ottenere il perdono. Cioè, vuol dire, ma 50 anni fa possono essere pure 2000, ok? E ogni fedele ancora raggiunta l'età della ragione, quindi dai 7 anni in poi, ha l'obbligo di confessare i propri peccati gravi almeno una volta all'anno. L'obbligo, eh? Quindi, perché il sacerdote vi chiede, così capite anche certe cose, no? Una volta lo facevano di più, non so se lo fanno tutti i confessori, ma in maniera garbata si deve chiedere al penitente: da quanto tempo non ti confessi? Perché se questo non si confessa da 10 anni e è cosciente di almeno un peccato mortale, supponiamo che sia uno che bestemmia, il fatto di non essersi confessati per 10 anni sono già 10 peccati mortali, perché ogni confessione annuale che non hai fatto è un peccato mortale spirituale e anche canonico, perché questa è una legge della Chiesa. Oppure, se sei cosciente di peccati gravi, prima di ricevere la Santa Comunione. Questo è poco chiaro oggi alle coscienze dei fedeli, eh? Cioè, io, ma tante volte succede, qui succedeva anche altrove, vedo una persona che ormai le facce le conosco, insomma, no? Cioè, capisci che è una persona del luogo, a messa non la vedi mai, non mi pare di averlo visto entrare in confessionale. Io dico sempre: sicuramente è andato in qualche altra parrocchia, spero. Ma se Dio non voglia, quello che compare in chiesa e va mai in chiesa, chiappa se va a fare la comunione, ma quello fa un peccato grosso quanto una casa, eh? Ma grosso quanto una casa, Perché i peccati veniali possono essere anch'essi oggetto della confessione sacramentale? La confessione dei peccati, quindi, la confessione, capiamo, è ordinata alla remissione dei peccati gravi, per cui se uno non ha coscienza, attenzione, di aver commesso peccati gravi, fermo restando che la coscienza però te la devi formare. Cioè, perché non è peccato grave quello che tu pensi essere peccato grave, tu li devi confrontare con i 10 comandamenti, con la legge di Dio e con la legge della Chiesa, perché può darsi che tu oggettivamente fai delle cose che sono gravi agli occhi di Dio, ma pensi che siano delle stupidaggini. Quindi la coscienza bisogna sempre formarla. Ora però, anche con la coscienza formata, cioè uno può dire: non mi sembra di aver commesso peccati mortali, allora non mi confesso. Non è necessario, non è indispensabile, non è obbligatorio, ok? Questo deve essere chiaro. Ma la Chiesa raccomanda la confessione dei peccati veniali perché? Anzitutto perché ci aiuta a formarsi una letta coscienza, cioè a crescere sempre di più nel discernimento del bene e del male, ma anche a lottare contro le cattive inclinazioni per lasciarsi guarire da Cristo e progredire nella via dello Spirito. L'ultima cosa, le ultime due cose,
Poi passiamo al catechismo di San Pio X, è il confessore. Voi sapete che il confessore, non abbiate paura mai, perché il confessore è tenuto alla segretezza assoluta, anche ed è soggetto a pene severissime. Cioè, se un confessore viola il sigillo sacramentale direttamente, è immediatamente scomunicato, subito. E non facilmente gli viene rimessa quella scomunica. Non facilmente, perché deve andare dal Papa a farsela rimettere, questa scomunica. E ordinariamente si dovrà fare qualche anno di monastero, sotto penitenza grave, dopo essere stato sospeso anche a Divinis, e prima che gli riconcedano la facoltà di confessare, se gliela riconcedono, non si sa quanto tempo passa. Ok? Il segreto è assolutamente, vedrete che il catechismo di San Pio X, sotto pena di morte. Cioè, una legge che dicesse, non esiste, ok? Cioè, quello che accade in confessionale, vedete, io, per farlo capire, fedeli, se un fedele viene a parlare con me, io non porto mai la stola. Ma quando confesso la storia, almeno la storia la metto sempre, perché dico, da questo momento in poi tu vedi Don Leonardo, ma tu non stai parlando con me, tolta la storia, tutto quello che ci siamo detti, capite? Vede, anche molte persone, che è umano, incomprensibile, ce l'avevo pure io quando ero giovane, no? Cioè, mi vergogno a confessarmi col parroco, dico, perché allora è comprensibile, d'accordo? Perché un po' ma succedeva pure a me, d'accordo? Perché c'è comunque un rapporto, come dire, affettuoso, paterno, filiale, anche, diciamo così, chiamiamolo anche da santo amico, è bello quel compagno. Ma quando si mette la stola è un'altra cosa. Finita la confessione, non soltanto il parroco dimentica, il parroco deve dimenticare, non può cambiare, non può neanche cambiare atteggiamento nei tuoi confronti. Dice, ma mo gli dico sta cosa, poi lo sai che pensa, poi non mi vuole più bene, non mi tratta male. Se un parroco facesse questo, attenzione che Dio rivede i film interiori, peccherebbe mortalmente. Cioè, quello che ha sentito deve averlo per non sentito, e deve verificare che non cambi un minimo di atteggiamento né esterno né interno nei confronti della persona per quello che ha sentito. Avete capito bene questo qui? Ecco perché è meglio non confessare, d'accordo? Perché queste operazioni qui non sono mica tanto semplici, capito? Quindi un prete non parla mai di nessuno. Io ho sempre il terrore di parlare di a parte il fatto che non si deve mai parlare degli affari degli altri, ma voi capite, no? Che ne so se è una cosa, una persona che ogni tanto si viene a confessare, che ne so se questo me l'ha detto dentro o fuori dalla confessione. Se Dio non voglia dire una cosa che metto in confessione, eccetera. Quindi silenzio assoluto, è finito il discorso, d'accordo? Non fate mai domande ai sacerdoti riguardando altre persone. A me è successo che qualcuno anche tra i familiari dice, come sta quello? Dico, non parliamo. Ma se vuoi dire una parola, dico, senti, non parliamo per niente, d'accordo? Perché, cioè, non mi fa mai rischiare, perché mi fa scomunicare per fare una chiacchiera, insomma, no? Ecco, gli effetti di questo sacramento, bellissimi. Allora, uno, riconciliazione con Dio. Qui si sarebbe da fare 2 ore di catechesi con uno, li leggiamo soltanto perché passiamo. Secondo, la riconciliazione con la Chiesa, che è ferita dei nostri peccati. Noi quando ci lamentiamo, abbiamo tante cose brutte nella Chiesa, che purtroppo ci stanno, ma c'è nessuno mai che pensa è anche un po' colpa mia, perché è anche un po' colpa tua, a meno che non sei come l'Immacolata Concezione, se no se sei come l'Immacolata, è un po' colpa tua, così come il male che c'è nel mondo, compresa la pandemia, è anche un po', io penso che sia anche un po' colpa mia, un po', non solo colpa mia, un po', perché tutto quanto il male presente nella Chiesa nel mondo è tutto quanto figlio del peccato dell'uomo. E se qualcuno, se venisse Gesù e dicesse chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, la frase famosa, no? Non è che quella non era una grande peccatrice, quella era una grande peccatrice, era un'adultera, la sorpresa è in flagrante, ma c'è qualcuno che è così santo che può dire, ah, io i peccati non ho fatti mai, quindi gli tiro una pietra in fronte? Quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Il recupero dello stato di grazia è la cosa più bella che ci possa essere. La remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali, che la Chiesa insegna che se si muore senza confessione o senza almeno essere profondamente pentiti di un peccato mortale, si va incontro alla dannazione eterna. Poi questo è un altro capitolo che lo spiegheremo a suo tempo, perché c'è un perché riguardo questo, evidentemente.
e almeno in parte delle pene temporali che sono conseguenze del peccato, le sofferenze di questa vita. La Chiesa insegna che sono conseguenze del peccato, anche le malattie, anche le disgrazie. Cioè la gente che quando capita una disgrazia dice: perché Dio ha permesso questa cosa? Quando morirà, non studiamo di far vedere: io ho permesso questa cosa. Questa cosa te la sei voluta tu e tutto il genere umano, con questi peccati, questi peccati, questi peccati, questi peccati, questi peccati. Anzi, ti ha preso in forma lieve, perché io nella mia misericordia ho cercato di ridurre, anche per il sacrificio di mio figlio sulla croce, le conseguenze di quello che hai fatto. Buone bestemmie, poi vedrai quanto te ne pentirai di quelle che dici, perché del male la colpa è soltanto nostra. Il nostro Signore non ha nessuna responsabilità del male. Ancora una cosa molto bella, chi si confessa spesso questo lo sente: la pace e la serenità della coscienza profonda e la consolazione dello spirito. Queste sono le classiche frasi che chi le ha vissute le capisce, chi non le capisce non le ha vissute. Se le diede poco, confessatevi, di più è meglio. Esortazione da parroco. L'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano. Ok? Questa è la sintesi del compendio. Rapidissimamente, perché è bellissimo in certi punti, passiamo al catechismo di San Pio X. Torniamo indietro. Completa un pochino alcune cose. Allora, alcune cose le abbiamo già viste. Si può, che cos'è la penitenza? 358. Quante e quali cose si richiedono per fare una buona confessione? Sono 5. Queste sarebbero da reimpararsele. Allora, per fare una buona confessione si chiedono 5 cose. 1. L'esame di coscienza. Non si entra mai in confessionale così: mo mi vado a confessare. Questo è un atteggiamento, spero, non vostro. Cioè, se vai nella cattedrale latina, vedi la lucetta rossa, fammi andare a confessare. Poi va lì, sai manco che dirgli, dici: mo che gli dico, mo mi metto 3-4 cose, tanto l'avrò fatte forse. Cioè, questo cioè, che capite, torniamo sempre al discorso, dice: ma questo è un sacramento, capito? Il nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce per istituire questo sacramento. Non possiamo, adesso non è che uno deve stare una settimana a fare scorticasse, a vedere tutto quello che fa, però insomma 5 minuti ti metti, fai un attimo mente locale, individui quelle piccole o serie cose, le dici con molta semplicità, non è che devi fare chissà che cosa, no? Ma l'esame di coscienza deve essere fatto, deve essere. Secondo, il dolore dei peccati, questo l'abbiamo già visto, unito al proposito di non commetterlo, la confessione e la soddisfazione a penitenza. Il dolore dei peccati, 361, attenzione, nell'esame dobbiamo ricercare il numero dei peccati, questo oggi, nell'esame bisogna ricercare con diligenza anche il numero dei peccati mortali, e vado subito avanti, eccolo qua, 375, passiamo subito avanti così esauriamo questo argomento. Se non me lo ricordo, chi non ricorda il numero preciso dei peccati mortali, che deve fare? Chi non ricorda il numero preciso deve far capire il numero che gli sembra più vicino alla verità. Vi racconto l'aneddoto, perché forse non lo sapete tutti quanti, chi mi conosce da un più tempo l'ha raccontato infinite volte. Voi sapete che una volta i confessionali erano che c'era la porticina di qua e la porticina di là. Parliamo sempre di Padre Pio, questo è fatto storico questo qui, eh. Allora, c'erano due bestemmiatori, uno a destra e uno a sinistra. Uno apre lo sportellino, cioè, ma Padre Pio, insomma, qualcuno c'aveva un po' timore, perché insomma dice: che hai fatto? Ho bestemmiato. Quante ne hai dette? Un po', padre. Quante? Ma ne avrò dette una dozzina. Chiuso lo sportello, vattene e torna tra un mese. Fine della confessione. Apre lo sportello dell'A, dice: allora, che hai fatto? Ci ho bestemmiato. Quante ne hai dette? Padre, quante ne ho dette? Facciamo così: una caretta, un autotreno. Assolto. Perché quello, siccome c'aveva paura, non aveva detto una dozzina, aveva detto una pure quell'altro. Dice: poi se gli dicono un autotreno, questo non si magna. E dice: mo, vabbè, una non gli posso, dicono detta una. Una dozzina, ma capito? Siamo sempre a cercare un pochettino di edulcorare per fare bella figura davanti al confessore. Quello dice: senti, va bene, mo ammazza. Ma il nostro Signore lo sa, capito? L'ha assolto là.
Quindi l'ordine di grandezza, è chiaro che c'è, supponiamo una persona che si allontana dalla Chiesa, no? Come i ragazzotti adesso che spariscono alla crisi, ma se quello si confessa quando già ha 40 anni, immaginate che va a confessarsi e dice ho mancato la messa domenicale. Un prete che dice vabbè, se questo non sarà la messa domenica scorsa, questo capisce, mettete anche nei panni del confessore, no? Tu devi dire che ti sarebbe, sono 30 anni che non vado a messa la domenica. Ma devi dire, sono 30 anni, certo, non è che ti metti con, allora, 52 domeniche all'anno, più 6 feste di precedenza, 58 per 30, cioè, se vuoi fare sta cosa, se ti fa proprio, insomma, 1724 messe che ho mancato. Però, di fatto, sono 1724 messe che, se non te lo ricordi, devi dare un ordine di grandezza. Capite? Questo è ad validità in confessionis, per i peccati mortali questo è necessario, per i peccati veniali non è necessario. Si parla di peccati mortali. Ok? Chiaro questo qui? Torniamo indietro. Allora, qui parla, attenzione, della contrizione e dell'attrizione. Qui ne parla approfonditamente, ve l'avevo accennato. Allora, la contrizione è il dolore perfetto. Attenzione, perché è un dolore perfetto? Perché noi ci doliamo dei peccati perché abbiamo dato un dispiacere al Signore. È il dolore che nasce dalla carità. Perché con i nostri peccati abbiamo crocifissi, siamo stati la causa della morte in croce di Gesù. Quando si ha questo tipo di dolore, spero che l'abbiate avuto, se non l'avete avuto vi auguro di averlo, attenzione, il perdono di Dio è immediato. Prima che ti confessi, anche se rimane l'obbligo di confessarti quei peccati. Avete capito? Perché questa è proprio la causa del perdono di Dio. Dio perdona qualunque peccato, attenzione quando si parla di misericordia, eh? Qualunque cosa. Purché se vede questo, è motivato da questo, quindi il dolore, non perché se moro così me ne vado all'inferno, oppure tutti i peccati che ho fatto, la mia vita è andata a rotoli, un buon ladrone, per forza che doveva andare a rotoli, questo me lo merito, che devo fare? Questo è qualcosa, è già un dolore, ma è l'attrizione, quindi che è dispiacere dei peccati commessi, non perché sono stato la causa della morte in croce di Gesù e ho dato un dispiacere a Dio che mi ha visto abbrutito e mi ha visto infelice, perché questo è il motivo per cui Dio si dispiace dei nostri peccati, che ci vede ridotti come a fare una vita brutta, d'accordo? Quando potremmo fare una vita stupenda, da gran signori. Ma dice, è il timore motivato dai castighi temporali o anche dalla bruttezza intrinseca del peccato. Attenzione, questo non ci ottiene il perdono dei peccati, ma il perdono avviene nell'atto del sacramento. Avete capito la differenza fondamentale? Quindi se uno morisse senza confessione con questo, sicuramente è perdonato. E se uno non avesse la possibilità di confessarsi in un secondo momento, mentre invece se muori con questo, la misericordia di Dio deve inventarsi qualcosa, perché questo non causa direttamente il perdono dei peccati, il pentimento imperfetto. Allora, il proposito di non peccare più, il proposito è la volontà risoluta di non commettere mai più peccati e di fuggire nelle occasioni, noi diciamo nell'atto di dolore, cioè anche qui sempre i confessori, come capisci se una persona è motivata a non commettere più lo stesso peccato mortale? Se fugge l'occasione. Che significa? Facciamo un pochino di esempi, d'accordo? Perché bisogna fare sempre gli esempi. Torniamo all'esempio che ho fatto prima. Due ragazzi che dice che non custodiscono la castità. Cosa devono fare secondo voi? Devono possibilmente evitare di trovarsi in luoghi chiusi da soli. Cioè, se sto dentro casa da solo e io so che non ho ancora il controllo di questa situazione, non riesco a stare vicino alla mia fidanzata, al mio fidanzato, semplicemente limitandomi alle effusioni affettive, quelli si possono avere, ma non riesco a dominarmi, è chiaro che se io vado volontariamente dentro casa, ho fatto già mezzo peccato, perché se non ho ancora il controllo, lo farò sicuramente al 100%. Capito? Supponiamo che una persona, non voglio fare soltanto questi esempi, no? La messa domenicale, d'accordo? Ecco, mi alzo tardi la mattina, lo so che mi alzo tardi la mattina, vado a confessare, sono andato a messa e dico, allora, qui non ci sta la messa vespertina,
Che faccio? Va messa il sabato pomeriggio, d'accordo? Perché se tu già dici no, mo domenica prossima metto la sveglia, ma se lo sai che non ce la fai, capito? Quindi o veramente te lo imponi, oppure quindi, le occasioni, le circostanze di persone o di cose. Cioè, c'ho il vizio della bestemmia. Allora, noi possiamo e dobbiamo stare in mezzo a chiunque, non dobbiamo fuggire le persone perché sono cattive. Cioè, se una persona bestemmia, non è che automaticamente bisogna schifarla, perché una persona che bestemmia è un poveretto, bisogna amarla, bisogna parlarci, bisogna aiutarlo a uscire da questa cosa. Ma se io non ho ancora il dominio di questa cosa e se vado in mezzo alle cricche, insomma, alle combriccole di bestemmiatori, continuerò a bestemmiare, quindi dovrò fare un periodo probabilmente di camera iperbarica. Prima mi controllo, poi ci torno, magari dico amici miei, ho smesso, perché lo smettete pure voi? Quindi capite che significa fuggire le occasioni, no? Beh, vedete come specifica bene a proposito di quali peccati confessarci. Siamo obbligati a confessarci di tutti i peccati mortali, attenzione, o non ancora confessati, o per esempio anche confessati male. Quindi confessati alla sbrigativa, confessati in maniera generica, quindi senza specificare la specie, confessati senza dare l'ordine di grandezza sul numero. E come si accusano i peccati? I peccati si accusano pienamente, la confessione deve essere nuda, dicono i maestri di spirito, senza farci vincere da una falsa vergogna a tacerne alcuno. Ricordate Papa Francesco quante volte ha detto che se deve fare in confessione, te devi vergognare in confessione. La confessione è il luogo dove, o meno male, ti vergogni, dato che non ti sei vergognato da solo a farli davanti a Dio, almeno ti vergogni a dirlo, così la prossima volta ci pensi due volte, perché se uno ha tanta paura di vergognarsi. Quindi dichiarandone la specie, il numero e le circostanze che aggiungessero una grave malizia al peccato. Capite? E specifica, non dobbiamo farci vincere dalla vergogna a tacere qualche peccato mortale. Per questo offende molto nostro Signore. Primo perché tu manifesti che c'hai timore di un uomo e non di Dio. Non ti sei vergognati a commetterlo davanti a Dio e ti commetti a confessarli a un uomo? Uno. E secondo perché pecchi perché non credi che dietro quell'uomo, ti ripeto, dal momento che si mette la stola, c'è Gesù Cristo. Non so se avete visto qualche una volta i piti segnini che si facevano vedere anche ai bambini del catechismo, no? Il sacerdote che quando pronuncia le parole della consacrazione si vede Gesù Cristo che gli si, come dire, sovrappone sopra, perché non è lui in quel momento, eh. Io lo dico, cioè lo dico e tremo, perché vi dico da prete, io non sono consapevole in quel momento, non è che c'è succede chissà che cosa, chi lo sa come si sente quando consacra, no, ti senti, non c'è, cioè, devi stare raccolto, devi starci attento, tu non avverti niente a livello di sensibile, ma in quel momento non sono io che parlo, perché io mica, cioè che dico, io gli dico questo è il mio corpo, ma quello non è il corpo di Don Leonardo, capito? Io dico questo è il mio corpo, cioè in italiano, in latino, in greco, in ebraico, comunque c'è la messa, quando il sacerdote va assolve, non dice nostro Signore Gesù Cristo, dice io ti assolvo i tuoi peccati. Io non ho il potere, vi ricordate che cosa dicevano Gesù, no? Quando rimetteva i peccati, cioè, questo bestemmia, solo Dio può rimettere i peccati. Perché solo Dio può rimettere i peccati? Perché il peccato offende Dio, non offende mica Don Leonardo, capito? Il soggetto offeso dal peccato è Dio, e quindi è lui che può rimettere. Se io ti ho prestato 200 euro e tu mi dici non ce l'ho da restituirti, cioè se te l'ho prestato io, mica puoi andare alla Marte e dire ma buono il debito, che vuoi? Io te la buono il debito, devi venire a chiedere perdono a me, cioè devi venire a chiedere a me, capito? Quindi due peccati, uno di rispetto umano perché temi l'uomo e non Dio, e secondo di mancanza di fede perché non credi che dietro il prete deve stare nostro Signore. E poi c'è la terza cosa, attenzione, vedete che grande catechismo di San Pio X. Molta gente si dice, che succede nel giudizio universale? Dice. Voi ci credete che al momento della morte tutto quello che abbiamo fatto apparirà alla nostra coscienza con estrema chiarezza, eh? Qui possiamo svicolare un po', possiamo fare i finti tonti, ma lì no, eh? E che differenza c'è tra giudizio particolare e giudizio universale? I peccati che non hai confessato al giudizio universale li vedranno tutti quanti. La privacy non c'è più, eh? Ti piace la privacy?
Allora, se vuoi avere la privacy del giudizio universale, sai che devi fare? Devi mettere i peccati sotto sigillo, perché il sigillo sacramentale vale per tutti, eh? Vale pure per i diavoli. Una volta che un peccato è portato dentro il sacramento della confessione, Dio stesso è il primo che non ne parla più. Mai. Ma tutti i peccatori impenitenti, perché questa cosa non è che Dio si diverte, eh? Dio li farà vedere, perché si dovrà vedere come tutti hanno avuto la possibilità di convertirsi e non hanno voluto, e che tutti quelli che si sono dannati non perché Dio è cattivo, ma perché hanno voluto dannarsi rimanendo impenitenti negli stessi peccati che saranno conosciuti da tutti. Così come tutte quante le opere buone che noi compiamo, se le compiamo bene, oggi è mercoledì, qualcuno ha fatto il digiuno? No, domani è mercoledì, domani, vabbè. Il digiuno che tu hai fatto, che non lo sa nessuno, al giudizio universale, il nostro Signore, adesso qui, ma lì, sai che ha fatto quello? Quello ha fatto quel digiuno, e sai che è successo per quel digiuno? Si è convertita quella persona. Qui noi non sappiamo niente, e nessuno deve sapere niente. Ma al giudizio universale, le cose belle, il nostro Signore le mostra a tutti quanti. Ecco perché le virtù qui si tengono nascoste. Perché Gesù dice, se ti dicono bravi gli uomini, hai già ricevuto la tua ricompensa. Ma sarà molto più bello, e tanto più bello quanto più peste e corna te l'hanno dette qua, perché capite? Di peste e corna, tanti santi che sono stati presi per scemi, perseguitati, eccetera, eccetera. Capite che significa vivere con fede? C'è un proverbio che dice che ride bene chi ride ultimo. Ma questo si applica pure a queste materie. Non confessare un peccato mortale per vergogna significa candidarsi ad essere, non si possono dire le parolacce, pubblicamente spubblicato al giudizio universale. Non l'ha voluto dire nel segreto a un sacerdote rappresentante di Cristo, lo conosceranno tutti quanti. A noi la scelta. Però queste cose bisogna dirsele, io ve le devo dire, perché se non ve le dico, tutte le altre persone che non stanno qui e che non seguono i streaming, io sono innocente, perché io l'ho fatto l'incontro, l'ho detto queste cose qui. Ma se io non facessi questo incontro, non ve le dico, io sono vostro parroco. Voi morite, dice, oh, ma è successo? Non ci ho detto niente, brutto scemo, che stai a fare là in parrocchia? Io lo so che alcune cose non sono belle, non sono divertenti, ma ve le devo dire, per forza, perché queste valgono per me e valgono per tutti. E che succede se io quindi per vergogna o per qualche altro motivo taccio e non lo dico qualche cosa grossa? Perché ho paura, vergogno, ho paura che il prete mi fa una predica che finisce mai o che non mi dà la soluzione. Per vergogno o per altro motivo non giusto tacesse un peccato mortale, non farebbe una buona confessione, ma commetterebbe un sacrilegio. Cioè, numero uno, tutti i peccati che hai confessato, nessuno viene perdonato. Numero due, c'è aggiunto questo grosso quanto una casa, che è un sacrilegio. I furbetti, voi sapete che gli italiani sono un popolo di furbetti, no? Supponiamo una persona, per esempio, che oggi si trova in una situazione di quelle famose, no? Che non si può avere la soluzione, non si può fare la comunione, non c'è bisogno di dirgli che lo sanno tutte qua. Va in confessionale, non glielo dice al prete. No. Facile, non glielo dico. Sapeste quanti giochetti da parroco negli anni passati? Cioè, sapete, no? Il padrino e la madrina che non potevano farlo perché stava in qualche situazione. Non te lo dicono. E poi ti arrivano le telefonate la mattina stessa, dice, tornava, lo sai che è successo? Ma chi hai fatto fesso? Ti sei divertito? Buon divertimento! E poi? Voi pensate che davanti a Dio possiamo fare i furbetti? Come davanti allo Stato e come davanti agli uomini? Non si può, no? Allora, tornava, mi ha fatto pian colpo. Tutte le cose che ho detto stasera, se scuote la coscienza, chi lo sa? Mi sa che mi è successo pure a me. Che devo fare? Vedete il catechismo, per esempio, decimo, come sempre. Tranquillo. A ogni domanda ben posta c'è sempre una risposta. D'accordo? Chissà di non essersi confessato bene, deve rifare le confessioni malfatte. E accusarsi dei disgregi commessi. Cioè, ti metti seduto, scrivi, questa cosa l'ho detta male o non l'ho detta per niente, la dico, e dirò anche che, se te lo ricordi, in quella confessione io sapevo molto bene che questa cosa dovevo dirla, ma non l'ho detta. Quindi devi confessarti il sacrilegio che hai compiuto facendo una confessione malfatta. Dopodiché uno ci mette una pietra sopra e ha finito.
Allora dice, no, allora io non ho mai fatto questa cosa qui, però mi accorgo adesso, se riguardo indietro, che ci sono delle cose gravi che non ho mai detto in confessione, non perché non ho voluto dirle, anche questo non lo sappiamo se è così, ma perché mi ero proprio dimenticato, cioè ci stavo proprio a pensare, non ci ho pensato. Dice, ho fatto una buona confessione? Sì, e sei già perdonato, non hai fatto nessun sacrilegio, ma se ti è tornato in mente, alla prima confessione tu lo devi dire. Dice, non ho nascosto questa cosa in confessione, non ho fatto una confessione sacrilega, non ci avevo intenzione, mi ero completamente dimenticato, oppure una cosa di cui ho preso coscienza soltanto adesso, non sapevo che questa cosa era peccato, ma non ho preso coscienza in un secondo momento. Quindi te la dico. Ok, oh, mi raccomando, se non ci sono, se non è tutto chiaro, fatemi domande, no? Allora, perché il sacerdote poi, e chiudiamo, ci siamo, abbiamo 5 minuti, ci dà la penitenza? Perché? Perché con la soluzione, se uno ha commesso i peccati gravi, viene rimessa la cosiddetta pena eterna. Quindi tu all'inferno non ci vai, detto proprio in termini prosaici. Ma se tu hai una contrizione perfettissima, vi ricordate? Quindi, fino a piangere, dice, Signore, e questo tu lo sai, vi è mai successo proprio di piangere di cuore sui peccati commessi? Io ho visto persone fare questa cosa qui, in confessione, non una volta sola. E da quello, e non era un pianto, capito? Quella persona fa anche piangere perché sta in tensione, perché si vergogna tanto di quello che sta dicendo, no? Tu lo capisci? Cioè un sacerdote la capisce questa cosa qui. Capisce quando sta proprio piangendo di pentimento sincero, perché è proprio addolorato per quello che ha fatto, perché ha offeso Dio, o di vergogna. Allora, se piangi in questo modo te ne vai diritto in paradiso, subito. Non soltanto ti viene rimesso il peccato, ma ti vengono rimesse anche tutte, è come se fossi appena battezzato. Perché il pentimento perfetto, dice la Chiesa, rimette la colpa, rimette pure la pena temporale, non c'è purgatorio. Se questo non ce l'hai, la confessione ti rimette la pena eterna e in parte la pena temporale, anche la penitenza che ti dà il sacerdote ti rimette parte della pena temporale, cioè delle conseguenze dovute ai tuoi peccati, che le paghi o qui o le paghi in purgatorio, quelle temporali. A meno che, certamente, vedete qui cosa dice, no? La penitenza sacramentale non basta, il 384, a liberarci da tutta la pena temporale meditata con il peccato. E allora che facciamo? E perciò conviene supplire con altre opere di penitenza e di pietà con indulgenza. Faccio un esempio, lo faccio sempre ai parrocchiani che molti di voi l'hanno già fatto. Voi pensate che passare un sabato sera, 2 ore e mezza in chiesa col freddo boia a pregare, sia una cosa che da niente? Ve lo dico io, non lo è, non è una cosa da niente, non è obbligatorio farlo, è una cosa del tutto facoltativo, perché è un gesto penitenziale. Sta svegli 2 ore e mezza al freddo a pregare, non è che stiamo a fare, cioè è una penitenza, un sacrificio. Pensiamo a qualche altro pazzoide, perché Donato ne fa tante, a qualche altro pazzoide che sta fino alle 4, capito, sveglia la notte, e che tu pensi che questo passa così? Mo sto dicendo cose grosse, basta anche molto meno, capito? Basta anche farsi un rosario col cuore, quindi cioè, capite che non tutti ce la fanno, quindi non voglio mettere croci o lacci su nessuno, no? Sto dicendo tanto per dirle, ma fare una cosa di questo genere, cioè, è anche un atto di fede, perché cioè, voi pensate che il nostro Signore è cieco, non se lo ricorda, non l'ha visto, tu pensi che questo non ti vada a far risparmiare, detto in termini prosaici, mica poco, ma tanto purgatorio? O che è la stessa cosa stare lì o stare altrove? No, non lo è, d'accordo? Non lo è. Io penso sempre a quei poveri disgraziati, ma sapete quanta gente, ma è tanta, che si segue queste cose in streaming. Cioè che anziché starsene a vedere in film, passa gli affari suoi, sta 2 ore e mezza davanti al telefono, davanti al computer. Cioè, è un atto non indifferente. E il nostro Signore, quali sono le opere di penitenza? I digiuni, le mortificazioni, le opere di misericordia spirituale e corporale, che spero che le conoscete, tante care a Papa Francesco, che ci ha fatto il giubileo, e poi ha finito il giubileo, ha detto, mo ha finito il giubileo, ma sono finite le opere, quindi ve le ricordate? Ripasso, ci abbiamo un minuto. Dar da mangiare agli affamati, da bere agli affamati, vestire agli ignudi, visitare i carcerati, visitare gli ammalati, alloggiare i pellegrini e seppellire i morti, poi quelli spirituali, perdonare le offese,
consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi, sopportare pazientemente le persone moleste, ammonire i peccatori, insegnare agli ignoranti e pregare Dio per i vivi e per i morti. Questa è quella, secondo me, fate celebrare le messe. Se uno fa celebrare una messa per un defunto, ci lascia l'offerta, di opere buone ne fa almeno due. Che uno è il suffragio per il defunto, non avete idea della festa che fanno in paradiso, e due è la piccola elemosina che l'accompagna. Ne fate due con una, capito? Perché l'elemosina è una penitenza. Le preghiere, è vero? E l'uso pio di quelle cose benedette, portare addosso il rosario benedetto, la medaglia miracolosa, i sacramentali, e tutti quanti gli altri. L'acqua santa, ogni volta che ti fai il segno della croce con l'acqua santa, se voi leggete i vecchi, credo, indulgenza di 300 giorni, cioè l'uso dei sacramentali. Quindi sono tutti quanti i patrimoni che la Chiesa mette a nostra disposizione. Stop, fermiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Rendiamo grazie, Signore, del tuo beneficio, perché vive il regno dei secoli dei secoli.